Installazioni artistiche, percorsi ed eventi culturali e una mostra del costume tradizionale come volano turistico della Romangia. Presentato a Sorso, il programma Destinazione Sorso. Vediamo il servizio di Umberto Graziano. Saranno tantissime le attività che caratterizzeranno il progetto, da delle opere e delle installazioni artistiche realizzate dai bambini con un tema vitivinicolo in collaborazione con la biblioteca, saranno successivamente esposte nelle piazze del comune. Ci sarà un'installazione con dei cesti fatti a mano che accompagneranno il corso del centro storico di Sorso. Un altro progetto culturale itinerante denominato Il mio paese accompagnerà i cittadini e i turisti attraverso un percorso culturale che racconteranno quelli che sono i luoghi e i monumenti storici della città. È prevista l'installazione e la realizzazione di un murales nel piazzale della stazione e non mancherà anche la parte enogastronomica con un evento in data 29 luglio in collaborazione con l'associazione Quadrifoglio. Durante il mercato estivo verrà realizzata la festa dei sapori e delle tradizioni. Non mancherà spazio dedicato alla lettura con la realizzazione della prima cabina di book crossing che permetterà a tutti gli amanti della lettura di poter utilizzare del servizio in maniera gratuita attraverso la collaborazione con la biblioteca comunale. Non poteva mancare la mostra etnografica del costume tradizionale di Sorso curata dalla collega dottoressa De Logu che permetterà di mantenere in uso una tradizione che è patrimonio culturale e identitario del comune di Sorso, quale l'abito tradizionale. Sono numerosi i partner di progetto, tra cui la cantina Carta, la cantina Nuraghe Crabioni, l'oleificio Ugias, la cooperativa Assolisa, il consorzio Golfo dell'Asinara, l'infopoint e la biblioteca comunale. L'obiettivo principale è sempre quello di promuovere i prodotti e le bellezze e i luoghi culturali e identitari del territorio in modo tale da promuovere la città di Sorso anche fuori dai confini dell'isola.